sono qui ben felice di essere madrina ad una mostra fotografica che del signor Vincenzo Maio, il quale per la verità non è un fotografo, ma è una persona, è quasi un poeta che emoziona con le sue foto. Quindi non lo ritengo quindi un fotografo, bensì un artista. E queste foto sono così belle che ho intenzione di portarle nella manifestazione che terremo a fine mese a Morcone, nei giorni 27, 28 e 29 maggio, dove verranno esposte nell'occasione dell'intervento di tre grossi professionisti che faranno delle lectio magistralis sui temi della sicurezza stradale. Nella manifestazione di Morcone, Motor Export Sud, l'ACI interviene come ente pubblico che per antonomasia si interessa di sicurezza stradale. Quindi la parte ludica è organizzata dall'organizzatore che è l'Onlus Guida la Vita, mentre l'ACI si interesserà della cultura di mobilità. In quella circostanza tre professori, tra cui Antonio De Bellis, professore della scuola di polizia, tratterà il tema relativo al riposo e guida dell'auto, nonché le norme europee, la 561 del 2004 e la 165 del 2014. Il professore invece Mario Del Donno, che è dirigente dell'unità UOC, direttore di pneumologia all'ospedale San Pio, tratterà il tema il sonno alla guida. Infine Enzo Varricchio, che è segretario dell'Unione dei Trasportatori Uniti, tratterà invece un tema anche che sta molto a cuore ai trasportatori, relative alle norme giuridiche ed economiche che regolamentano il trasporto merci per conto di terzi. Quindi questa circostanza per me è opportuna anche per invitare tutti i trasportatori, cittadini, giovani che si interessano di mobilità a venire a Morcone il 27, il 28 e il 29 di questo mese.